Però dal mio momento di stanchezza mentale nell'utilizzo del computer e della scelta di una nuova workstation, ho pensato di creare una piccola rubrica dove vi consiglio, dove assembliamo insieme una macchina, un computer, con delle determinate caratteristiche. Ad esempio, la prima idea che mi è venuta in mente è quella di realizzare, di mettere insieme una serie di componenti che ci permettessero di avere una buona macchina abbastanza performante per poter fare montaggio video, ma che non costi tantissimo, ma che comunque abbia tutte le caratteristiche adeguate per essere utilizzata in quest'ambito. Quindi la mia bellissima idea qual è stata? Quella di creare questa rubrica, nel quale vi consiglio quella che secondo me è una configurazione adeguata per un determinato scopo. Per esempio, lo scopo di oggi è quello di avere un buon computer con cui fare montaggio video, ma che non ci massacri la tasca e il portafoglio, quindi qualcosa di adeguato, con il quale poter lavorare anche, con qualche remora sui file a 4K, ma con i proxy si può lavorare praticamente a qualsiasi cosa, senza quindi spendere un occhio della testa. Cominciamo subito. Ora, la prima configurazione che ho fatto, per ora l'ho fatta su amazon.it, quindi potrete trovare tutti i componenti che vi cito qui sotto nella descrizione. Naturalmente i miei sono dei consigli, posso sbagliare una configurazione, non sono Dio, quindi vi consiglio sempre di, se non siete esperti, rivolgervi sempre a qualcuno che ve la possa assemblare per non far friggere tutti i componenti appena acquistati. Allora, cominciamo subito. Ho scelto un processore che è un Intel, che è un i7 7700, Intel i7 7700, che è un processore con 8 MB di cache e 3,6 GHz della velocità del processore. Dovrebbe avere tra i 4 e i 6 core, adesso non li ricordo, adesso andiamo subito a spulciare. E vi dico subito, sì, esattamente, che ha 4 core il processore, quindi sviluppa una buona potenza quando andiamo a eseguire i calcoli, insieme naturalmente al processore che aggiungiamo al carrello, perché non so ancora quanto costerà questa configurazione, quindi la facciamo insieme. Detto ciò, allora, processore, ho scelto una scheda video senza grandi pretese, ma che possa accompagnarci comunque nella configurazione completa, che è una Asus Prime B250 versione Pro. Ne esistono diverse versioni, questa qua era quella più simpatica, tanto con la versione Plus e quella precedente c'erano 5 euro di differenza, quindi è meglio avere la versione Pro. Ora, dopo la scheda madre abbiamo la RAM e io ho scelto come minimo, ad oggi vi consiglio di mettere 32 GB di RAM. Ho scelto delle Corsair 32 GB di RAM, 4 bacchette di RAM da 8 GB di DDR4 3000 GHz, quindi una bella bomba, che hanno un bel costo non indifferente, ma servono, servono, servono. Passiamo poi prima di tutto, sì, all'hard disk. Allora, come hard disk principale ho scelto un hard disk a stato solido della Samsung, un 970 Evo da 256 GB. Fondamentalmente l'hard disk di sistema deve servire solo a installare i software e il sistema operativo, per la velocità dell'accensione e dell'utilizzo dei software. Mentre, quindi lo aggiungiamo, ed è un NVMe M2, quindi va installato direttamente sulla scheda madre, quindi molto veloce. E come hard disk secondario, perché da qualche parte dobbiamo inserire i nostri dati, ho scelto un VDRED 2 TB, però la versione da 5400 giri, quindi è un pochino più lento nel lettura e scrittura, ma per questo tipo di postazione di montaggio ci può stare tranquillamente. Detto ciò, andiamo adesso alla parte più zugosa che tutti quanti stavate aspettando, ossia la scheda video. In questo caso, ad esempio, dato il tipo di configurazione che ho scelto, non mi sembrava il caso di inserire una scheda video che costasse troppo, che di troppe performance, tant'è che la mia scelta è stata una GTX 1060. Non ho messo la 1080, un po' per il costo troppo elevato, un po' perché la differenza che ci permette, c'è una bella differenza tra la 1060 e la 1080. Tant'è che la 1080 è molto più performante, ma per le caratteristiche che deve avere questa configurazione, secondo me la 1060 non è assolutamente male. Ed è quindi questa che ho inserito in configurazione, che costa soltanto 260 euro su Amazon Prime in questo momento, quindi è molto interessante. Tutto ciò viene racchiuso, ho scelto un Cool Master come case. Questo case è davvero carino. Naturalmente tutti i componenti che vi dico potete anche non comprare, cioè potete sceglierne uno piuttosto che un altro. Detto
non c'è differenza. Ho visto che questo case veniva dato senza alimentatore, quindi ho aggiunto un alimentatore da Corsair da 650 watt. Penso che bastino, non penso ne necessiti di più. E con questo abbiamo terminato. Quindi questa configurazione che ho studiato per il montaggio, naturalmente non spinto, qua parliamo sempre, la mia volontà era quella di creare delle configurazioni che fossero alla portata della maggior parte di voi. Quindi questa è una buona configurazione e siamo a 1300 euro, che non è assolutamente una cifra elevata, considerate che naturalmente qui vanno aggiunti tastiera, mouse, monitor, il sistema operativo, ma comunque su Amazon si trovano offerte in continuazione anche per il sistema operativo, costa poco, si trovano tante offerte, quindi diciamo che con un centinaio di euro in più si aggiungono tutti i componenti tranne il monitor. Che pure alla fine se ne trovano di offerte tantissime, ma non è questo il caso, non stiamo parlando della macchina, del cuore pulsante, della macchina che ci aiuterà a lavorare. Insomma, una configurazione a 1300 euro che ci permette di montare tranquillamente in HD, possiamo anche giocare a qualche videogioco, possiamo utilizzare un po' di After Effects, possiamo tranquillamente utilizzare After Effects, diventa una macchina interessante da avere in casa, tant'è che io, ad esempio, questo tipo di rubrica è nata proprio perché io devo costruirmi una macchina per casa, quindi voglio avere un computer oltre che al lavoro anche in casa e sto valutando tutte le alternative, mi sto facendo le mie piccole configurazioni. Naturalmente questa non è soltanto la prima, ne arriveranno altre e poi vi dirò io quale avrò scelto, quando l'avrò scelta, perché per ora non l'ho scelta ancora, anche se questa è molto interessante. Insomma ragazzi, cos'altro dirvi? Se avete qualche dubbio potete scrivermelo qui nei commenti, contattarmi su Instagram, anzi seguitemi anche lì perché anche lì sono molto attivo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cos'altro dirvi? Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.